2600 anni fa coltivavano la vite, coltivavano l'olivo, ma soprattutto coltivavano il sambuco. Il sambuco era un albero che io dico oggi uno dei frutti più buoni in assoluto, un albero, io lo dico l'albero magico per eccellenza. I sanniti coltivavano il sambuco. Cosa ci facevano? Producevano un vino con le bacche di sambuco di bassa gradazione alcolica. Con questo vino praticamente non solo, ma si curavano tutte le problematiche alle vie respiratorie. Ci facciamo il liquore con le bacche, ci facciamo le fucentine, che sono qualcosa di strepitoso, con i fiori ci facciamo le frittelle, ci facciamo uno sciroppo molto dissetante. Sì, quello l'ho fatto, esatto. Un rifugio davanti alle cime di Lagarde. È un albero veramente magico. E poi non ci dimentichiamo la bacchetta di Aristotele. Ma è vero che ce ne sono due tipi? C'è il sambuco, allora, il sambuco nero, che sarebbe l'albero di sambuco, ed eccolo qua. Che io da piccolo ne vedevo tanti. Questo qui è il sambuco nero, è l'albero. Poi c'è il sambuco ebbio, è una erbacea. No, quello è velenoso. Perciò io so che... Però c'è una differenza, perché è un'erbacea, anche se diventa oltre 2 metri alto. Però non ha il fusto. Non ha legno praticamente. E poi secca. Dopo un anno secca e muore e poi l'anno dopo. Ah, questo è albero. Invece questo è un albero che può vivere tantissimo, è un albero molto, molto veramente. Il legno veniva utilizzato anticamente per costruirci arnesi molto leggeri, perché molto onorabile. Sì, lui fiorirà tra poco, poi vedremo già i fiori già sono pronti. E l'altro invece? L'altro che... L'ebbio non c'è ancora. No, l'altro, quello fiorito. Quello fiorito è una prugna, è una delle tantissime varietà, perché noi tra l'altro in questo orto botanico facciamo un'altra cosa, stiamo recuperando i frutti antichi, i frutti sanniti, perché i sanniti, vedete, torniamo sempre ai sanniti, è una storia che non è mai stata scritta. Secondo i romani, i sanniti erano un popolo che non valeva niente, erano rozzi, barbari. In realtà, quando a Roma vivevano ancora nelle capanne, i sanniti avevano già 6 anfiteatri in pietra. Quindi è una storia ancora da scrivere e la stanno scrivendo. Finalmente qualcuno la sta scrivendo questa storia. I sanniti, oggi siamo nel 2023, l'acqua non è bene comune. I sanniti, la terra era bene comune. Ogni famiglia sannita aveva la terra, aveva un pezzo di terra da coltivare. Quindi qualcosa veramente, avevano una cultura, la donna sannita era emancipata. E la cosa più importante è che questo orto vive senza acqua. Solo con la pioggia. Assolutamente, solo con le piogge. No, questo è... non vive senza acqua perché è una scelta. Per non innaffiare, per non farle. Per noi non è una scelta ecologica, sostenibilità. Va bene. Però è una posizione in cui stare. La posizione sì, ma la posizione non ci aiuta perché qui l'esposizione è un'esposizione. Pensate che nei giorni più corti dell'anno qui abbiamo 8 ore di sole. Perché praticamente sull'ovest, quindi praticamente sempre sole, sempre soleggiato. Poi il fatto che noi sono in pendenza, i terreni sono sempre esposti, quindi non hanno bisogno del sole, ma l'esposizione laterale. E poi un'altra particolarità, che sotto qui c'è il tufo, ma non è il tufo vulcanico, è un tufo di sabbie compattate. Cioè il fiume Tammaro, siete andati a vedere la diga, il fiume Tammaro che alimenta la diga, poi va giù e va a morire nel fiume Calore a Benevento. Praticamente con le piene
riportava sabbia che si poi in milioni di anni si sono compattate e c'è questo tufo. Infatti Campo Lattaro è stato costruito sul tufo. Campo Lattaro perché richiama i Sanniti. Le pecore. I Sanniti pastori, transumanza. Esattamente, perché c'è una leggenda che narra, dice, quando durante le transumanze arrivavano presso la piana del fiume Tammaro, succedeva che se incontravano brutto tempo dovevano sostare alcuni giorni, aspettare e poi ripartire. Il tratturo reggio praticamente è Circello, in linea d'aria siamo a 10 km. Quindi cosa facevano? Scendevano con le mandrie nella valle del fiume Tammaro e sostavano qui per 2-3 giorni, aspettavano e poi ripartivano. In questi giorni gli animali mangiavano e cominciavano a produrre un latte molto particolare. E quindi ecco Campo Lattaro, nasce Campo Lattaro. Noi qui ci troviamo precisamente al centro tra i due mari ed era una via di comunicazione importantissima per i Sanniti. Girare qui in mezzo alla natura, in questa natura spontanea, rigogliosa, una bella passeggiata. Se ti è piaciuto questo video e vuoi continuare a seguirmi, assicurati di premere il pulsante per registrarti. Metti mi piace e inserisci la campanella per essere avvisato ai prossimi inserimenti.